Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Come vedete la location è completamente diversa e infatti oggi registriamo il primissimo video nella nuova cucina, che è la cucina di Fede. Ci siamo trasferite qua. Oggi la ricetta che vi proponiamo è una ricetta che vi piacerà tantissimo. Sto parlando del curry di verdure. Noi lo andiamo a realizzare con verdure estive, dato che in questo momento siamo a fine luglio, ma è una ricetta così versatile che può essere preparata davvero con ogni tipo di verdura. Il curry di verdure è composto dalle verdure vere e proprie e poi il riso che si va ad accompagnare appunto alle verdure e si cuoce molto semplicemente in bianco. Quindi la primissima cosa che dobbiamo fare è proprio cuocere le verdure. Io ho scelto di mettere peperoni, zucchine, della cipolla. Utilizzo la cipolla di Tropea perché secondo me è buonissima, è la più aromatica, delle carote. E oggi al supermercato ho trovato le pannocchie, quelle fresche, a me piacciono da matti, e le andiamo ad inserire. Andiamo a tagliare quindi la cipolla di Tropea, ce la vado a mettere tutta, ma con la cipolla le dosi sono assolutamente facoltative perché vanno un pochino a gusto personale, potete metterne di meno, potete anche metterne di più. E ci stanno molto bene anche i porri oppure il cipollotto, dipende un pochino da quello che trovate, da quello che vi piace. La vado a tagliare a pezzettoni, devo dire che ultimamente mi piace molto il sapore della cipolla, soprattutto questa, quindi mi piace il fatto che poi si senta. Però potete farla a pezzetti anche più piccolini, in questo modo si vanno quasi a sciogliere, quindi ecco, se non siete grandi amanti di questi sapori, di meno è tritata bene bene. Vado a mettere un filo di olio in padella e ci andiamo a non proprio soffriggere la cipolla, ma la facciamo scaldare un pochino. Infatti cerco sempre di evitare di far scaldare troppo l'olio e comunque andare proprio a friggere e sbruciacchiare cipolla, ma anche l'aglio quando si fa il soffritto. Quello che vado a fare è semplicemente scaldarla un attimo, come se fosse una leggera rosolatura. Intanto che la cipolla quindi si scalda, ci possiamo tagliare il resto delle verdure e man mano che le andiamo a cubettare le mettiamo in padella. Io qua ho tagliato la carota, le carote anzi, e andiamo a metterle dentro e continuiamo così con il resto delle verdure. Tagliamo anche i peperoni, so che per molte persone sono un po' indigesti, quindi se volete utilizzarli potete magari prima arrostirli bene, togliere la pelle e poi unirli al resto delle verdure, a quel punto dato che sono cotti anche a fine cottura, oppure se proprio non volete utilizzarli potete anche non metterli. In ogni caso è importante ricordarsi di togliere sempre i semi. Per quanto riguarda la nostra pannocchia, l'abbiamo semplicemente messa in microonde per 3-4 minuti al massimo della potenza, con tutta quanta la sua buccia. Adesso si è raffreddata un attimino, vado a togliere le foglie esterne. Non importa che la pannocchia non sia cotta, in 3 minuti non può cuocersi del resto. L'importante è che si sia semplicemente ammorbidita un pochino, poi andrà a cuocersi con il resto delle verdure. Questo è il profumo di quando eravamo bambine, ci piacevano da morire le pannocchie e nostro papà ce le comprava sempre. E per prendere i chicchi andiamo semplicemente a tagliare con il coltello tutto intorno al torsoletto centrale. Un lavoro molto divertente e molto semplice. Allora andiamo a mettere dentro. Per favorire un pochino la cottura vado ad aggiungere un altro filo d'olio, non esagero anche perché poi ci sarà il latte di cocco che è molto grasso, e vado ad aggiungere un pizzico di sale. Guardate che colori pazzeschi, bellissimi. È quasi un peccato che poi con il giallo del curry tutto si perda, però comunque è molto buono. Copriamo con il coperchio e lasciamo cuocere. Intanto che le verdure cuociono possiamo mettere su il riso. Il riso che utilizzo è un basmati, va benissimo anche il thai, ma in realtà va benissimo il riso che volete, nel senso un riso d'origine asiatica
è un po' più in tema, ma va benissimo qualsiasi cosa. Il riso basmati ha di positivo che si cuoce in un attimo, soprattutto quello bianco non integrale. Lo vado a versare in una pentola e aggiungo semplicemente l'acqua. Come dosi di acqua e riso vado a fare le dosi classiche, quindi una porzione di riso e due porzioni di acqua. Aggiungo anche un pizzico di sale e possiamo mettere sul fuoco. Le verdure sono cotte, hanno cotto all'incirca 15-20 minuti. A questo punto possiamo andare a completare il nostro curry aggiungendo i fagioli. Potete mettere anche altri tipi di legume, come ad esempio i ceci, questi sono i borlotti, potete mettere i cannellini. Vi consiglio dei legumi abbastanza delicati, quindi ecco, magari legumi come le fave, i piselli secchi, hanno un sapore molto forte. Vanno benissimo anche le lenticchie rosse sono perfette. Mettete insomma quelli che vi piacciono di più. Questi sono già cotti, li ho scolati bene, ce li andiamo a mettere dentro e andiamo a mettere uno degli ingredienti principali, ovvero il latte di cocco. Per quanto riguarda il latte di cocco, come vedete questo è molto liquido perché è caldo e quindi come l'olio di cocco in estate che diventa liquido e in inverno invece è solido, anche il latte funziona alla stessa maniera. E leggete sulla tabella degli ingredienti la percentuale di cocco che è contenuta, deve essere superiore al 60%, in questo caso era soltanto crema di cocco perché era al 99%. Adesso andiamo ad alzare un pochino il fornello e una volta aggiunto il latte di cocco le verdure dovranno cuocere molto poco, anzi fate attenzione a non far asciugare troppo il latte di cocco dato che il curry dovrà rimanere molto cremoso, quindi serviranno davvero pochi minuti, 5-7. Intanto quindi che cuoce quei pochi minuti andiamo a mettere l'altro ingrediente principale, ovvero le spezie. Io non vado a mettere soltanto il curry, vado a mettere anche altre spezie appunto, però mettete anche qua quelle che vi piacciono di più. Se non amate molto il sapore speziato tipico indiano potete mettere anche solo un pizzico di curcuma, vi garantisco che il piatto è buonissimo. Andiamo a mettere quindi un po' di curry vero e proprio. Io scelgo sempre quello senza aglio perché secondo me rimane più delicato. Nonostante mi piaccia il sapore dell'aglio, mi piace quello fresco. Il sapore dell'aglio, diciamo, miscelato alle altre spezie, non un granché. Andiamo poi a mettere la curcuma. Di curcuma abbondo un po', anche perché dà un bellissimo colore giallo. E poi vado a mettere il garam masala. Di questo non ne vado a mettere molto perché è fortissimo. Aggiusto di sale, anzi prima assaggio, perché secondo me un po' di sale ci va, però non si sa mai. Infatti mamma mia che buono, ma proprio poco, eh? Ok, mescoliamo. Ci siamo quasi, possiamo impiattare, il riso è pronto. Lo vado a mettere in una ciotolina per fare qualcosa di più carino. Vado a mettere un filo di olio e vado semplicemente ad ungere la ciotolina. Ne ho messo pure troppo di olio, un attimo, mi asciugo le mani. E vado a mettere il riso al suo interno, così. Lo vado a pressare un po', dato che dovrà prendere proprio la forma della ciotolina. E andiamo adesso con un colpo secco a rovesciare la ciotolina e la togliamo. Voilà, guardate che carino. Aggiungiamo di lato il curry. Guardate che meraviglia, è cremosissimo.
e completo con un pochino di prezzemolo fresco. Potete realizzare il curry di verdure con qualsiasi verdura di stagione. Ad esempio, in inverno ci stanno molto bene tutti quanti i cavoli, broccoli, cavolfiore. L'unica accortezza che dovrete avere con questi ortaggi è quella di non stracuocerli. Ma poi ci stanno benissimo anche le patate, che non abbiamo messo qua ma ci stanno super bene. Ci stanno molto bene anche le patate rosse, quelle americane. Ci sta benissimo la zucca, ci stanno benissimo i funghi, insomma davvero tutto. Io spero tanto che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando come sempre se rifate la ricetta taggateci su Instagram, ci trovate come Il Goloso Mangiar Sano, in questo modo potremo vedere la foto e ritaggarvi. E vi mando un grandissimo bacio e noi ci vediamo sempre qua sul canale con le nuove ricette. Ciao! Super buono! Fede, mi è venuto buonissimo. Alle 4:06. Alle 4:06.